Buongiorno a tutti, siamo numerosi gli esponenti di Forza Italia venuti qui, quindi sarò telegrafico per rispetto dei promotori di questa iniziativa e anche dei colleghi che penso vorranno portare un contributo dopo quello del senatore Caliendo. Anch'io sono presentatore insieme ad Aimi, insieme a Caliendo, di una proposta al Senato sottoscritta e condivisa dall'intero gruppo sul tema che state discutendo, così come poi lo illustrerà dopo l'onorevole Costa, è capofila di una battaglia ancora più intensa come responsabile, quello dirà lui stesso, di queste tematiche nel nostro partito. Non devo aggiungere altre cose, io dico che questa è una truffa, perché in realtà il danno sarà per tutti. Il cittadino onesto che incappa nella giustizia ha interesse a un giudizio rapido per vedere riconosciuta la sua reputazione, spesso distrutta dalle lungaggini. Non devo spiegare agli avvocati, insomma, cosa vuol dire poi la gogna, il danno che si subisce e poi la insufficienza di un atto riparatorio tardivo che non restituisce reputazione, danni, pensiamo al professionista, all'imprenditore, al politico, la cui reputazione viene distrutta e una soluzione 10 anni dopo non ricostruisce nulla. Nello stesso tempo il reo invece che compie delitti efferati, una condanna immediata placa quell'ansia di giustizia della società. Noi ogni giorno leggiamo vicende di cronache drammatiche, alcune in cui le responsabilità sono eclatanti, ma anche quelle dove le responsabilità sono eclatanti arrivano a una sentenza 10-15 anni dopo e anche nella narrazione dei giornali, delle televisioni si è persa la memoria. Oggi tutti ci ricordiamo del brigadiere Cercello che è stato ucciso a pochi metri da qui da due americani, indubitabilmente voglio dire, insomma, no? O della vicenda dello spaccio della droga, cito Fatti Romani, che ha determinato a Roma Sud l'uccisione di quel ragazzo. Quando arriveranno a sentenza quelle vicende nessuno se le ricorderà e la società vuole anche che la punizione del reo sia più rapida e quindi l'innocente, il reo, i cittadini, tutti hanno interesse a una giustizia non dai tempi biblici. Ecco, per questa ragione, da tutti i punti di vista, questa proposta della abolizione, della prescrizione, del processo eterno produrrà l'effetto contrario. Non ci saranno sentenze, non ci saranno decisioni, non ci sarà nulla e ci sarà una popolazione, se innocente che incappa nella giustizia, distrutta a vita, se colpevole e debba meritare la condanna, perché la pena è anche rieducativa, ma anche retributiva, poi mi insegnate, e quindi oltre a spingere al recupero il reo deve anche dare quella punizione quando è meritata. Con questa riforma si cancella tutto, è un'autentica follia. Non entro in altre considerazioni più politiche perché l'iniziativa è del mondo forense, ma insomma il giudizio su chi ha introdotto questo concetto da parte nostra, insomma, è ancora più severo del vostro. Grazie per la vostra iniziativa.